Urbi è un'applicazione che vuole sostituire N applicazioni. Praticamente quello che facciamo è portiamo in un'unica singola applicazione tutti quanti i servizi di mobilità urbana. Se ad esempio prendiamo il caso di Milano, integriamo tutti i servizi di car sharing, free floating e stationary, quindi Enjoy, Car2Go, Evai e quant'altro, Share and Go. E integriamo il bike sharing, quindi il servizio per noleggiare delle bici in tempo reale, e integriamo il servizio pubblico. Si può accedere alla nostra applicazione in due diversi modi, si va sulla home dove si trova la mappa e sulla mappa vengono visualizzate tutte le soluzioni di mobilità che hai intorno a te, oppure puoi inserire l'indirizzo di destinazione nella barra di destinazione e a quel punto noi confrontiamo per l'utente le diverse soluzioni in termini di tempo e in termini economici. Urbi è abbastanza internazionale già oggi, siamo attivi in quasi tutte le città principali, le città un po' più grandi italiane, in Germania, nelle principali capitali del nord Europa e siamo anche presenti in Canada e Stati Uniti. Immagino che questa idea nasca da un'esigenza di utente, no? Cioè uno che si deve, come dire, deve passare da un'app all'altra, effettivamente è una bella comodità. È stato difficile svilupparla e soprattutto magari accordarsi con le istituzioni, poi immagino che ci sia collaborazione. Sì, l'applicazione è nata esattamente così, è nata da un'esigenza personale peraltro. I nostri due fondatori, Emiliano e Serena, sono stati i primi utilizzatori, creatori, nonché i primi utilizzatori dell'app. Sono due ragazzi di Milano, si erano trasferiti a Berlino e per loro stessa necessità hanno sviluppato questa applicazione. Pian pianino erano molto contenti del prodotto sviluppato, i loro amici erano contenti del prodotto sviluppato e da lì in poi è nato il vero e proprio servizio. Urbi è stato creato un anno fa in partnership con il gruppo lasmino.com, che ne detiene la maggioranza della società, e devo dire che è strategico la partecipazione del gruppo Lasmino dentro questo progetto di business, perché completa l'esperienza, la vision della stessa azienda. In effetti il gruppo Lasminut accompagna i suoi viaggiatori dal momento in cui ideano un viaggio al momento in cui viaggiano e tornano a casa, e Urbi in questo vuole essere l'ultimo pezzo del puzzle per andare a completare l'esperienza anche in una grande città.